risultati. Primo punto del giorno, designazione degli scrutatori. Nomino scrutatore il consigliere Fontana, il consigliere Locascio Vincenzo e il consigliere Martone Gioacchino. Allora, metto ai voti l'anticipazione del punto numero 3, che era l'integrazione proposta dall'ufficio tecnico. È una presa d'atto per quanto riguarda l'inesistenza di aree fabbricati da SIASI alla residenza delle attività produttive terziarie per l'anno 2013. Consigliere Tobi. Grazie. Quindi metto ai voti l'anticipazione dal punto 3 al punto 2, anche perché parte integrante del bilancio. Quindi chi approva alzi la mano. L'ingegnere oggi credo che si assenta anche perché stava male, ci ho comunicato che stava poco bene. Ieri pure. Sì. Aiutiamo. Per quanto riguarda la proposta dell'ufficio tecnico, fa tutta una serie di premesse e alla fine dispone quanto segue. La presa d'atto che allo Stato non sono i migliori piani PIP e PET che consentono di effettuare la verifica delle quantità e delle qualità delle aree fabbricate e destinarsi alla residenza delle attività produttive e terziarie, ai sensi della legge 18.462 numero 167 del 22.10.71 numero 865 del 5 agosto del 78 numero 457, che potranno essere ceduti in proprietà il diritto di superficie. Quindi l'ufficio tecnico certifica che non ci sono aree destinate a questo tipo di sviluppo. Ci sono interventi prima o mettiamo direttamente voti? È una presa d'atto. Allora, chi approva alza la mano. Presidente, prima di passare alla trattazione del secondo punto, che ora è il terzo, sì. Io una richiesta da fare al Consiglio Comunale, ex articolo 38 del regolamento del Consiglio Comunale. L'articolo 38 del Consiglio Comunale dà ai consiglieri, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, di porre una questione pregiudiziale o sospensiva volta a ottenere la discussione sulla stessa ed eventualmente non arrivare alla discussione del punto o rinviarlo ad una successiva discussione dopo che venga, diciamo, si concretizzi, diciamo, un altro fatto. Ora do lettura della seguente nostra richiesta, che chiedo venga messa agli atti del Consiglio Comunale, allegata anche alla delibera che eventualmente verrà fatta. Ora, oggetto, articolo 38 del regolamento del Consiglio Comunale, questione pregiudiziale e sospensiva. L'articolo 38 del nostro regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consigliari prevede che ogni consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, possa porre la questione pregiudiziale per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva per ottenere che la discussione stessa venga rinviata a verificarsi di determinate scadenze. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione. Questo è quello che dice il primo comma dell'articolo 38. Riguardo il punto all'ordine del giorno che il Consiglio Comunale si accinge a discutere, ovvero l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, il sottoscritto e con me tutti i colleghi consiglieri
nutriamo serie e profonde perplessità sulla possibilità che lo stesso presenti vizi rilevanti e pregiudizievoli tali che da indurci a richiedere all'Assemblea di non votarlo. Diverse sono le criticità che abbiamo rilevato e che abbiamo riassunto in questo documento articolato nei punti che seguono. Punto 1. Violazione delle competenze specifiche del Consiglio Comunale. Come è noto a tutti noi, colleghi consiglieri, il bilancio di previsione deve essere accompagnato da una serie di allegati, il cui elenco è indicato all'articolo 172 del TUEL. Tra questi ritroviamo le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi. Le nostre perplessità riguardano in particolare la legittimità della delibera di Giunta Municipale numero 80 del 28/11/2013, con la quale la Giunta ha confermato il regime tasso per l'anno 2013 e contestualmente ha aumentato al 30% le tariffe in vigore fino al 31/12 del 2012. L'articolo 14 del decreto legge 201 del 2011, convertito nella legge 224 del 22/12/2011, stabiliva l'entrata in vigore a decorrere dall'1 gennaio del 2013 di un nuovo tributo, la TARES, per il finanziamento del costo del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani. L'entrata in vigore della TARES, quindi, come stabiliva la stessa legge, abrogava i vecchi tributi di TARES. Nei comuni, pertanto, si profilava l'esigenza di provvedere a istituire il nuovo tributo, regolamentarlo stabilendo le tariffe e gli eventuali casi di esenzione. L'organo comunale al quale è demandato il compito di provvedere ad adottare tutti gli atti cui si è appena accennato è il Consiglio Comunale. Ai sensi dell'articolo 32,2 della legge numero 142 del 90, oggi ancora in vigore in Sicilia per come recepita la legge regionale 48 del 91, stabilisce che il Consiglio Comunale ha competenza in materia dei tributi locali relativamente all'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi. Pertanto, nel momento in cui la Giunta Municipale ha deliberato il mantenimento del regime TARSU anziché quello TARES, ha operato una scelta discrezionale in materia di fiscalità locale che nel nostro ordinamento è riservata al Consiglio Comunale. Confronta la sentenza del CGA numero 325 dell'11/3/2013, il parere del Consiglio di Stato, quinta sezione, numero 424 del 97, numero 14.912 del 2002 e numero 2.782 del 2003. Pertanto, appare fondato per gli scriventi il dubbio che l'atto in questione, adottato dalla Giunta Municipale il 28/11/2013, si è iniziato l'incompetenza assoluta per materia e quindi potenzialmente nullo. La delibera che fissa le aliquote TARSU per il 2013, come abbiamo detto in principio, è un atto propedeutico al bilancio di previsione e va adottato inderogabilmente al termine previsto dalla legge per l'approvazione dello stesso, che quest'anno scadeva il 30 novembre corrente anno. Pertanto, per l'amministrazione non vi sarebbe possibilità alcuna di sanare l'eventuale legittimità dell'atto, in quanto ormai al di fuori dei termini di legge. Poiché altresì nella stessa delibera incriminata la Giunta Municipale determina una variazione in aumento delle tariffe TARSU, altra questione sulla cui legittimità abbiamo qualche riserva, il vizio di nullità paventato, poco sopra, avrebbe dei riflessi negativi sull'equilibrio del bilancio di previsione oggi presentato dall'amministrazione. Per quanto riguarda l'aumento operato dalla Giunta Municipale sulle tariffe TARSU, anche in questo caso abbiamo notevoli e seri dubbi circa la sua legittimità. Sarebbe, sebbene la questione della competenza in materia di fissazione delle tariffe TARSU sia una questione piuttosto dibattuta, vi è un consolidato orientamento della giustizia amministrativa a considerare competente in materia nel territorio della regione siciliana il sindaco in quanto titolare delle competenze residuali, come stabilito dall'articolo 13 della legge regionale numero 7 del 92, integrata dall'articolo 41 legge regionale numero 26 del 93. Ovvero, posto che nell'ordinamento regionale degli enti locali siciliani risulta ancora vigente la legge numero
in quanto recepita dal nostro ordinamento in modo statico alla legge regionale 48 del 91, la cosiddetta competenza residuale spetta al sindaco, il quale compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune. Pertanto, a parere degli scriventi, meglio avrebbe fatto l'amministrazione, vista l'intenzione di aumentare le tariffe TARSU, ad operare con una delibera sindacale piuttosto che operare come ha fatto. In secondo luogo, violazione norme di regolamento di contabilità comunale. Il bilancio che l'Assemblea si appresta a votare è un bilancio viziato dalla palese e arrogante violazione delle norme regolamentari che disciplinano nel nostro comune l'iter di approvazione del bilancio. Il nostro regolamento di contabilità, come tutti sappiamo, garantisce ai consiglieri comunali un periodo minimo di 20 giorni per poter esaminare la proposta presentata dall'amministrazione. Si tratta di un periodo previsto dalla legge e ripreso dal nostro stesso regolamento di contabilità a garanzia delle prerogative dei consiglieri comunali, ai quali è riconosciuta la facoltà di operare gli emendamenti al testo che ritiene opportuni. Tale periodo di studio ed analisi è universalmente inteso in dottrina come una delle guarentigie riconosciute alla minoranza, affinché eserciti con serenità la propria attività di controllo dell'operato dell'amministrazione. Oggi questo Consiglio Comunale è chiamato ad approvare un bilancio che, in maniera sfaccettatamente frettolosa, è stato portato in aula. La proposta in segreteria è stata depositata il 10 dicembre 2013 ed il Consiglio è stato revocato repentinamente il giorno 11-12-2013. Perché tanta fretta? C'è qualcosa da nascondere, ci chiediamo. A prescindere da ciò, è per noi inaccettabile tale modo di operare, che configura una violazione palese e illegittima delle prerogative di controllo attribuite dalla legge al Consiglio Comunale. Per le ragioni esposte sopra, pertanto chiediamo che il Consiglio Comunale, come previsto dal comma 3 del citato articolo 38 del regolamento del Consiglio Comunale, nel quale si statuisce che le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o continua discussione, i sottoscritti consiglieri appartenenti al gruppo di minoranza chiedono che il Consiglio Comunale si esprima sulle questioni pregiudiziali sopra esposte, non votando il punto che all'ordine del giorno prevede l'approvazione del bilancio di previsione 2013, oppure che valuti l'opportunità di rinviare la discussione e l'approvazione dello stesso dopo aver richiesto ed acquisito un parere in merito alle pregiudiziali su esposte da parte dell'assessorato alla famiglia, dipartimento enti locali o dell'ufficio legale della regione siciliana. Diciamo, queste sono le ragioni che noi abbiamo rinvenuto e che abbiamo ritenuto opportuno presentare a questa assemblea, avvalendoci di una delle facoltà che ci dà il nostro regolamento sul Consiglio Comunale di porre le questioni pregiudiziali. Ovviamente sulla questione si aprirà un dibattito così come prevede, se c'è qualche intervento il regolamento, chiediamo che si esprima sulla fondatezza o meno della questione ed eventualmente diciamo, proseguire nella discussione appunto se verranno respinte, oppure accogliere una delle due nostre proposte, ovvero che il punto non venga discusso, oppure che venga rinviato portato in Consiglio Comunale soltanto quando verrà acquisito il parere da parte degli organi che abbiamo indicato. Sì, certo. Ci sono altri interventi da parte dei consiglieri? Quindi metto ai voti la documento presentato dai consiglieri di minoranza per quanto riguarda le pregiudiziali. Onde evitare un'unica votazione o facciamo due votazioni? O mettiamo due votazioni? Unica? È un documento unico, quindi mettiamo i voti. O l'una o l'altra, diciamo, io ritengo che magari nessuno vuole fare un intervento in materia, dico. Allora,
stati presentati dei consigli di minoranza, chi è favorevole alla proposta in un senso o nell'altra, alzi la mano. 4 voti favorevoli. Chi è contrario, per conto al contrario, alzi la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quindi il documento non viene approvato. Quindi a questo punto inviterei l'amministrazione, se vuole dare un attimo, sindaco, per piacere. Prego, allora, ovviamente a seguito della votazione noi riteniamo utile proseguire il dibattito di questo documento, che non riteniamo essere dovrebbe essere nemmeno presentato in aula, in quanto a nostro parere presenta, diciamo, quei vizi che abbiamo rilevato. È una questione per noi, come fu la volta precedente, lo scorso anno in occasione del bilancio 2013, di rispetto anche di delle prerogative che sono della minoranza, in particolare a prescindere dalla fondatezza o meno delle questioni, che a nostro parere, lo ripeto, diciamo, sono serie e andrebbero sicuramente meglio approfondite. Andrebbe acquisito a nostro parere, lo abbiamo messo per iscritto, una ulteriore garanzia da parte, diciamo, degli organi che sono sottoposti al controllo dei nostri atti. Ma per di più voglio anche sottolineare che questo bilancio è arrivato in aula senza nemmeno essere data l'opportunità ai consiglieri comunali di avere 5 giorni utili, oltre a quelli dati a nostra disposizione, che ci viene dato per la convocazione, per approfondire, entrare anche nel merito di quello che vi è all'interno di questo documento contabile. Questo per noi è inaccettabile, è una violazione di quelle che sono le nostre guarentigie previste dalla legge, e sicuramente non è un buon modo di operare. Si sarebbe potuto decidere di comune accordo di dare un termine breve, perché io mi rendo conto che magari avevate pure le vostre esigenze di avere un bilancio utile per poter chiudere alcune cose in queste feste, però tutto può essere fatto, ma anche con modalità differenti. La modalità che avete operato è stata, secondo me, quella più scontata e più spregevole nei confronti di questo consiglio comunale, nella sua interezza, e dell'amministrazione e della minoranza in particolare. Per queste ragioni ribadisco che noi lasceremo l'aula e lasceremo alla maggioranza l'onere di continuare la valutazione di questo documento. Prego. Presidente, devo fare delle osservazioni. Il fatto che i colleghi consiglieri di maggioranza non abbiano espresso nessuna opinione in merito alla nostra proposta, secondo me implica il fatto che c'è un consenso tacito da parte dei colleghi di subire uno scavalco da parte dell'amministrazione su quelle che sono i compiti e le competenze del Consiglio Comunale. Stasera come abbiamo già detto dal mio collega, abbandoneremo l'aula, si troverà ad approvare un bilancio di previsione che ha dietro degli atti propedeutici, tra i quali quello dell'aumento della tariffa delle tariffe dei rifiuti solidi urbani. Atto che appunto noi pensiamo sia. Innanzitutto, ma quello è un altro ambito, poi magari farò un'altra riflessione su quello. Ripeto, un atto che noi pensiamo sia strettamente di competenza del Consiglio Comunale, e quindi va a falsare quello che è tutto l'iter di approvazione del bilancio di previsione in sé. A prescindere dal fatto che l'aumento deciso del 30% andrà sicuramente a intaccare in maniera sostanziosa le tasche dei nostri concittadini,
già abbastanza provate. Ripeto, come dicevo prima, tutto questo iter sembra scavalcare quelle che sono le competenze del Consiglio Comunale, competenze che sono anche affermate nella delibera, in una delle delibere di giunta municipale, che sono allegate agli atti di questo Consiglio Comunale, è precisamente quella della conferma delle aliquote IMU, in cui viene specificato che nelle varie considerazioni la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale, come espressamente indicato nel comma 156 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006. Ora io non so, non comprendo il comportamento di tutto il Consiglio Comunale in sé, però sicuramente ognuno si assumerà le proprie responsabilità in merito sia all'aumento che noi riteniamo illegittimo delle tariffe TARSU, che ricordo è del 30%, sia di tutta l'approvazione del bilancio di previsione in sé. Io ho concluso. La ringrazio. Avendo sì, un attimo, qual è il problema? Allora, se mi permettete un attimo, ho dato spazio ai due consiglieri di minoranza di esprimere il proprio pensiero su un punto che era già stato votato, quindi per una questione di par condicio mi sembra pure giusto dare la possibilità all'amministrazione di poter spiegare ed eventualmente se saranno gli assessori, se sarà il funzionario a replicare alle affermazioni fatte dai consiglieri. Come ogni volta io sono sempre quello che rappresenta la continuità della precedente amministrazione, ora dimostriamo agli amici da casa quanto stia a cuore ai consiglieri di opposizione non far pagare tante tasse ai cittadini. Ora lo dimostriamo, probabilmente abbandoneranno l'aula, ma ora lo dimostriamo. Non ve ne andate nel frattempo. Nel frattempo, mentre il ragioniere farà poi l'intervento tecnico, io vi comunico, come avevo già preso questo impegno la scorsa volta, che oggi è stata costituita la SRR, proprio 3 minuti, nella SRR, che è la nuova società di regolamentazione. Oggi è stato firmato l'atto costitutivo. Abbiamo dato lettura anche dello statuto, abbiamo espresso come Palermo Est uno dei 3 componenti del consiglio di amministrazione, il vicepresidente, e noi avevamo indicato l'ingegnere Cenico, che è una persona diciamo molto competente. Gli altri, Palermo, la città di Palermo e Palermo Ovest, invece hanno indicato dei sindaci. Noi riteniamo che la nostra scelta sia stata diciamo una scelta di qualità e non una scelta politica. Avremmo potuto anche noi indicare e designare un sindaco all'interno del consiglio di amministrazione, ma riteniamo che la scelta operata sia quella diciamo giusta. Cenico ha mostrato durante questo anno di gestione commissariale del Cores di conoscere bene tutte le dinamiche che diciamo riguardo al comparto rifiuti. Abbiamo dato questa fiducia. Chiaramente il compenso è a titolo gratuito, quindi è un onere enorme che questa persona e comunque il consiglio di amministrazione della SRR si è fatto carico. E proprio questo abbiamo finalmente votato la costituzione di questa società, che si occuperà di impiantistica, quindi non sarà una società diciamo simile al Covers, ma si occuperà soltanto di impiantistica, quindi di raccolta differenziata, insomma predisposizione di tutto quello che servirà a IARO per poter differenziare i rifiuti. A questo punto
facciamo fare un intervento tecnico al ragioniere Volo, che sicuramente è molto più bravo di noi su queste cose. Ringrazio il sindaco che mi sta dando la possibilità di chiarire questo aspetto che stavo sottovalutando al consigliere Antonano. Credo che sia un aspetto importante da valutare e da sgombrare il campo da tutti gli eventuali dubbi che possono nascere in mezzo. E credo che i dubbi, almeno il consigliere Martorana ne abbia molti da questo punto di vista, che ne ha elencato almeno 3-4, tra cui alcuni che sono veramente insostenibili. Insostenibili per un motivo molto semplice. Cominciamo dal primo, la competenza da liberare sul nuovo regime è del Consiglio Comunale. Io dico che la Giunta non ha fatto, altro, poi richiamo la delibera che ha adottato, conferma il regime Tarso per l'anno 2013. Noi eravamo già in regime Tarso, cioè nessuno ha approvato la Tarso, il Consiglio Comunale forse ha approvato la Tarso, per cui abbiamo fatto un ascendeggio sul nuovo Consiglio Comunale. Cioè il Consiglio ha detto, ha approvato un regolamento con le aliquote Tares? No. La legge ha dato all'ultimo minuto la possibilità, devo dire, contando con l'amministrazione che è stata soletta da questo punto di vista, di rimanere in regime tasso. Perché? Perché è più conveniente ai cittadini di Cigarazzi. Ma su questo poi si avvengerà l'assessore, che ne ha discusso con me, ne ha discusso con il sindaco, ne ha discusso con la giunta intera, poi lui chiarirà gli aspetti perché sono favorevole a me. Dico, ma la giunta non si è limitata a fare altro e confermare il vecchio regime che c'era prima, nel 2012. Nel 2012 c'era la Tasso, la giunta ha detto confermiamo la Tasso, non ha cambiato nessun regime. È vero che c'è stata una variazione, su questo è scritto pure nella data libera, quindi non si può negare. Dico, però vorrei ricordare al consigliere Martorana che io ho qua una delibera della giunta municipale numero 107 del 4/8/2011. La ricordo, non è tassa abbattimento di ora, ricordiamo ai cittadini variazione da IFE anno 2011, c'è aumento del 20% della tariffa. Immaginate l'assessore Martorana era presente. Assessore Martorana, ma io non sindacchiamo questo, stiamo sindacando noi. Forse, forse quello che io ho detto non è stato capito, il problema è fatto per il come sembra, mi sembra che siamo alla stessa della condizione del 2011. No, no, non è lo stesso. Se il Consiglio Comunale poi deve votare l'aumento. No, no. Qua la Giunta l'ha fatto, qua la Giunta. Ma noi non sindacchiamo il fatto che l'abbia fatto la Giunta, sindacchiamo il fatto che non sia poi fatto dal Consiglio Comunale. Aspetta, il consigliere Fontana, ora arriviamo qua al secondo punto, questo è appena il primo punto. Non è l'ordine del giorno il punto, quindi non è possibile. No, no, io sto chiarendo gli aspetti che il ma non è evidente, gli aspetti che hanno messo in evidenza sono nelle premesse sta specificato, signori vi prego cortesemente, questo è il primo chiarimento che volevo fare, cioè nel senso che noi abbiamo confermato la tassa, non siamo passati a un nuovo regime, quindi la giunta ha detto altro. Invece di passare a Tares, che era più pesante per i cittadini, a stare poi in Consiglio Comunale a farlo votare, noi in giunta confermiamo quello che c'era prima, nel 2012, confermiamo la Tares, basta, questo ha detto la giunta, pure noi abbiamo punto. Tant'è che dico, su questo aspetto, oggi a ricordare che un precedente aumento che è stato fatto dalla giunta precedente, giunta Cannezzaro, ho qua a delibera del 29/11/2013 della giunta municipale di Bagheria, cioè l'ultima in torno di arrivo. Perché ultima? Perché voi dovete sapere, come è scritto nella proposta, che la Tasso si poteva restare a Tasso con un emendamento passato nel territorio legge e approvato appena appena ai primi di novembre, cioè ai primi di novembre il Parlamento Nazionale dice se volete restare a Tasso restate a Tasso, non passate più a Tasso. Il Consiglio Comunale di Bagheria, la Giunta Municipale di Bagheria, gli
il 29-11-2013, tassa per lo smaltimento del rifiuto urbano, tasso, anno 2013, determina box dei servizi e relative tariffe. È approvata dalla giunta municipale di Pellegrini, non un piccolo comune come Figueras, un comune più grosso con segreteria generale, dirigente. Questo è un altro aspetto. E questo è il primo punto. Andiamo al secondo punto. Di chi è la competenza a approvare le tariffe? È del Consiglio o della giunta municipale? Io dico senza paura di smentite che è della giunta municipale. E ben ha fatto la nostra amministrazione, ha approvato in giunta. Così come è approvato nel 2009, nel 2010, nel 2011, nel 2006, nel 2005, nel 2004, e mi fermo qua per non far capire che io ho troppo anni di servizio sulle spalle. Mi fermo qua. Sono stati anno per anno votati dalle giunte esistenti e non hanno fatto male le giunte esistenti, assolutamente. Ora io vi cito un caso, al di là di Palermo che tanto scappone ha fatto, vi cito un caso del comune di Cattole Gereplea, comune della regione Sicilia. Hanno approvato la delibera in giunta nel 2011, hanno fatto ricorso a alcune componenti dell'opposizione, dicendo che le competenze del Consiglio, il TAR in una prima fase dà ragione al consigliere comunale dell'opposizione, il sindaco in appello, il CGA in appello, passa un organo amministrativo della regione di Sicilia e con la diffusa Cassazione, dice palesemente, chiaramente, ora ve lo leggo, è la giunta che deve approvare la differenza. È la giunta che è investita per approvare la tariffa. Qual è il motivo? Ora ve l'ho detto, però la decisione non si può. Io questa cosa la conosco, già la conoscevo. Io la voglio veramente leggere. Quindi io ho saputo,
cioè siamo in pieno diritto come spettro di elezione. Identico, è come di aver detto la stessa cosa. Se lo se non lo vede, lo potete fare. Diversamente è successo a Palermo. Una cosa che Palermo ha perso 40 milioni perché ha dovuto rimborsare perché lo Stato non lo voleva. Certo. E l'aria era legittimo, tant'è che il comune di Palermo ha dovuto rimborsare. E il mio collega, ce l'ho qua, anno 2011, si rimborsa la tassa, l'ha detto il CGA, in un caso analogo regione al comune. Il comune di Palermo non ha fatto appello, ha perso la sentenza del TAR. Ha perso 40 milioni di euro perché l'ha dovuto rimborsare. Se faceva appello al CGA avrebbe vinto, tant'è che il collega si è scagliato contro l'avvocatura del comune di Palermo dicendo perché non avete fatto proposto, non avete proposto il ricorso. E oggi appellano tutte le sentenze. Ma noi siamo le appellano. Questo è sto parlando di CGA, non sto parlando del piccolo TAR o del TAR Catania che smentisce un altro TAR o un'altra sezione. Quindi noi siamo in piena legittimità, ma lo siamo ora, lo eravamo anche ieri. Quando hanno approvato la delibera di giunta in cui l'assessore era presente, non ha sbagliato. L'assessore era assessore. Con la giunta di lancio, con la giunta Cannizzaro. Ma noi abbiamo sbagliato. Ma quando l'ha fatto nel 2009, non è sbagliato. Quindi perché ora è sbagliato? Scusi, un'osservazione. Allora, questa considerazione che lei mette nella sua proposta di deliberazione, la considerazione che ho appena detto, allora è una considerazione fasulla, oppure non lo so, ma messa a riferisce. Qui c'è, mi scusi, Presidente, una, io voglio capire, è una proposta di deliberazione firmata dal ragioniere. Conferma l'aliquota IMU per l'anno 2013 e dice, fa una considerazione che ho letto poco fa e dice che la competenza a deliberare in merito appunto penso a questa delibera, penso a questa tematica, la competenza a deliberare è proprio del Consiglio Comunale, come espressamente indicato nel comma 156 dell'articolo 1 del genere. Perché? Questa è in sede di no, questa è in sede di IMU. Lei ha scritto qua. Ma cosa fanno le tasse? Ma perché parliamo, se parliamo di tributi, lei fa riferimento sempre a dei tributi. Mi ascolta. Se parliamo di tributi, l'IMU, la TARES, sono tutti tributi. Lei mi insegna che i tributi si dividono in tasse. Scusi, consigliere, permetta che le chiarisco le idee. Io vedo che anche lei ha qualche confusione. No, io ho una delibera su una proposta di sì, ma lei sta parlando di IMU, non di tasse. Ma sono sempre presentati i tributi. Ora glielo spiego. Si doveva fare niente con la legge. Visto e considerato che c'è la possibilità di farlo spiegare, date che la possibilità di parlare. Sì, per precisare che parliamo sempre di tributo. Perfetto, e ci spiegherà il motivo. Facciamolo parlare e ascoltiamo. Grazie. Allora, parlando, considerando questa operazione, questo chiarimento che volevo fare, a tutelare tutti i consiglieri comunali. È giusto. Io a sentire il consigliere Martonana ero quasi quasi preoccupato, ho detto mi ha chiamato, ma dopo mi ha detto, mi ha fatto il proposto, cioè avevo sbagliato di andare a vedere il mercato, ma posso da che conto serio? Mi fa piacere che a posteriori si fa, no, mi ha preoccupato veramente, ho detto io per vent'anni ho sbagliato, io ho fatto sempre così, quindi ho sbagliato, come lo vuole che ci chiami da ragione, quindi forse non siamo tanto ragione effettivamente per quest'anno, il prossimo anno vedremo cosa succederà. Quindi la competenza è specifica della giunta municipale, ma non del sindaco. Se lo statuto dovesse previsto quello del sindaco come materia residuale, perché io sfido dunque a dire dove è scritto che è di competenza del Consiglio, tranne l'ordinamento generale, da nessuna parte, ma nel nostro regolamento tasso è scritto. Certo. Non dice la giunta, dice l'organo competente, tanto che è nato il dubbio. Ma con la 142, visto che l'ordinamento generale è del Consiglio, anche le delibere sono del Consiglio. No, non è così, il dubbio è stato chiarito. È la giunta, che è dal 2011. Chiuso l'argomento. L'altro argomento a cui il consigliere accennava, quello dei tempi. Quello dei tempi. Poi in competenza della giunta aggiornare la tariffa, è questo, quindi anche per quanto riguarda noi
lì c'era la TARES. La TARES si doveva venire in consiglio, era competenza del consiglio per regolamentarla e definirla l'aliquota in prima battuta. Ma nel proseguo assurda. Completamente generale. Sì, è così, quindi è corretto come si è operato. Sì, ma io una questione che mi sembra ancora oggi nessuno me l'ha spiegato e spiegherò il perché. Un attimo. Anche alla luce della continuiamo con l'applicazione e sulla quale io ho maturato le motivazioni che possono essere infondate. Due cose vorrei puntualizzare. Ma io mi fermo le sue spiegazioni. La domanda fatta dal consigliere Fontana. Poi non possiamo. Sì, ma qui lo dice pure lei. Non possiamo cortesemente. La disciplina generale, esatto. Io dico questo, la questione dirimente è appunto questa, no? Dico, se non continuare per essere completo con la risposta di per quelli continuo, perché che si parla di anche perché il consiglio romano stasera la disciplina deve essere quella sul fatto del primo non è diversa, la persona del primo è molto chiara, vero quello che ho detto io poco fa. Questa è la norma, come avete visto in questa sentenza del TAR della CGA o nel nostro statuto che cita quale tipo di imposta è? Cita l'IMU, non esisteva l'IMU, esiste da ora. Cita l'ICI, non la cita, cita la cosa, però la cita. Dice tributo in generale, in generale. Perché in generale, mi scuso, in generale, mi scuso. Sai che ci sono le leggi che sovrapprendono, le leggi sovrapprendono, e non lo vuole prendere niente. La gestione del DIMO è stato deciso per legge, che è il consiglio che l'approva, anche le tariffe, lo stabilisce una legge nazionale che ha previgenza sul nostro statuto, lo statuto fa parte della gerarchia delle fonti, ma non posso andare oltre la legge nazionale. Se la legge nazionale ha stabilito la tariffa IMO in quanto nuova istituzione è decisa, è scritto così nella legge, al consiglio comunale, è il consiglio che deve decidere l'aliquota IMO. Per la TARSU non è scritto da nessuna parte, né nel nostro regolamento di TARSU, né nella legge, né nella 142, né nel nostro statuto. Non è scritto, là ci ha messo le competenze ai tributi. Allora, tutto ciò che la legge non attribuisce in maniera specifica, dico io sono l'ultimo degli arrivati qua, l'avvocato, quindi mi faccio un passo indietro. Tutto ciò che la legge non attribuisce specificatamente appartiene alla Giunta. O appartiene al Consiglio, ma quello che ha subito specificamente in questo caso che lei ha citato, che non è TARES, non è tasso, è stabilito per legge. Il Consiglio approva le aliquote, ma qua il Consiglio non sta approvando niente, perché voi dovete sapere, io a conforto dei consiglieri, se noi non approvavamo le tariffe IMU per l'anno 2013, entravano automaticamente in vigore quelle del 2012. Automaticamente, questa è una delibera che è surplus, è in più. L'amministrazione l'ha voluto fare per rendere chiaro che loro hanno aumentato l'IMU perché era già abbastanza lavorata. Era chiaro, poi detto, noi confermiamo come scelta politica della Giunta l'IMU dell'anno precedente, ma anche se non dovesse fatto la delibera, era influente. Qualsiasi cittadino, non trovando nel nostro sito aumento IMO, andava a fare quello dell'anno scorso. Sì, ma ribadisco che la competenza esclusiva è del Consiglio Comunale per l'IMO. Per lo dice la legge, non è come un statuto che è fonte secondaria, lo dice la legge, fonte primaria. Nell'IMU l'abbiamo fatto non soltanto perché volevamo ribadire che non c'è stato nessun tipo di aumento, ma perché abbiamo inserito quella novità che avevamo, diciamo, concordato in maggioranza, cioè la storia del comodato, l'uso. Quella sì che è una grande innovazione rispetto all'anno precedente, perché non tutti i comuni hanno fatto, bravo Enzo, perché non tutti i comuni hanno fatto. Questo è un vantaggio che i nostri concittadini si ritrovano in tasca. Allora, dove il comune rinuncia a percepire 60.000 euro? A
atto di invito, dopo l'intervento che ci ha dato tecnico il ragioniere Volo, il consigliere Mantovana mi ha chiesto la parola, e mi prego l'ultimo intervento sull'argomento. Mi pare più che diciamo corretta nella dialettica che si instaura tra le parti, che ognuno sostenga la propria, in quanto diciamo le ragioni che noi ci siamo fatte in merito e che abbiamo esposto le abbiamo anche ancorate sugli aspetti di diritto sulla base di sentenza, per come diciamo l'ha fatto il generale. Quello che noi volevamo dire è la differenza, è proprio leziosa. In quella stessa sentenza che ha letto, mi pare, diciamo, perché io ne ho lette diverse, ma erano tutte di CGA, il CGA effettivamente ha un orientamento consolidato che dice che per quanto riguarda la determinazione delle tariffe, dice può essere pure la giunta municipale a determinare la tariffa, può farlo nell'ipotesi in cui questa il proprio statuto lo regolamenti. Queste sono le cose che ha detto il CGA in alcune sue sentenze, cosa che tra l'altro diciamo orientamento da parte del CGA che è notevolmente avversato dalla dottrina prevalente in materia. Però è il CGA che decide per dire che comunque è una questione controversa. Riguardo alla prima, al primo diciamo aspetto che no, io ho posto in essere, riguarda proprio la competenza del Consiglio Comunale a normare in materia di tributi locali su tutte quelle questioni che determinano delle scelte discrezionali e il propendere tra un regime fiscale che è la TARES e l'altro era sicuramente competenza del Consiglio Comunale, a mio parere, confermata anche da quelle sentenze che lei ha, di cui ha parlato, in quanto perché il CGA ritiene che la giunta municipale possa determinare le tariffe. Lo ritiene perché è un atto meramente gestionale che non importa alcuna discrezionalità nella scelta dell'indirizzo da operare. Perché mi legga lo statuto del Consiglio Comunale, dello statuto del Comune di Figazzi, nelle competenze che assegna al Consiglio Comunale, che cosa dice in materia di tributi locali? Dice che in materia di riporta praticamente quello che dice la legge, che in materia di orientamenti generali di questione tributaria è competenza del governo. Pertanto in materia è un indirizzo quello che andava dato, se rimanere, benché ragionevole che fosse, l'avremmo votato, però era competenza, è competenza, a mio parere, e lo fondo su ragionevoli questioni, che sia competenza del Consiglio Comunale. Pertanto no, sto parlando della scelta di rimanere nella dico pure che la differenza tra la delibera, perché quella mi tocca personalmente, che loro hanno sbandierato e che è molto differente dalla delibera che avete fatto voi, che è la numero 80, in quanto nella delibera numero 80 voi fate una scelta discrezionale su quale regime fiscale operare all'interno del Comune di Figarazzi, tra TARES, che è stata istituita con legge, e TASSU, che è stata una facoltà che è stata riconosciuta, come diceva il ragioniere, con decreto legge alla fine, diciamo, nel 38. Pertanto era una scelta discrezionale e in quanto di carattere generale, a mio parere, era del Consiglio Comunale. È del Consiglio Comunale. Sulla seconda questione, che è relativa alla determinazione della tariffa, io l'ho detto che è controversa e che ci sono sanzioni. C'è un orientamento della giustizia amministrativa che propende per questa cosa ed è per quel motivo che in giunta noi l'abbiamo votata, perché riteniamo di essere nel giusto. E lei sa benissimo che, come ha detto l'assessore, benché non convinti, alle volte quando si è in amministrazione bisogna fare pure delle cose che secondo l'orientamento generale. Adesso mi trovo tra questi banchi e dico pure che
Era possibile, non sconfesso me stesso, assolutamente. Non più di quanto tu l'abbia fatto in precedenza. Quando prendi le distanze dalla precedente amministrazione. Credo che i tre minuti sono passati. Vabbè, io credo di aver spiegato abbondantemente quelle che sono le ragioni. Ha chiarito il suo aspetto, pertanto, chiarissimo. Usciamo. Allora, i consiglieri la parola o la... La parola! Prego, 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 prego. No, prego, prego. Scusa, Marinello, io volevo rispondere al consigliere Fonda. Sì, per quanto riguarda l'aumento della tassa. È oggettivo. Io pensavo che voi oggi venivate qua in consiglio e finché a meno aveva un taggio per questa amministrazione, perché a confermare la TARSU è tutto a vantaggio del cittadino, e poi lo sapete. No, te l'ho dimostro, lo sapeva, l'hai sentito il tuo consigliere di capogruppo, lo sapeva per... Marco, scusa, io ti ho fatto parlare, non ti disturbo mai. L'hai sentito? Io pure lui lo sapeva, significa che non si è aggiornato, perché lo sai che cosa significa TARES, vero? Che cosa significa? Tassi a rifiuti e servizi, dove? No, no, lui viene e poi viene a sventolare. Dove? Facendo dove? No, no, dove? Tu l'hai detto, che era completamente. Per me è un colamento sostanziale. Sì, giusto. Noi con il ragioniere siamo stati circa 3 settimane a fare dei conti. Dove? E me. Scusa, sì, faccio finire di parlare, tu mi fai finire di parlare. Giusto, abbiamo fatto dei conti, noi con la TARES dovevamo aumentare la TARES la dovevamo aumentare del 100%, tu lo dimostri, perché noi abbiamo un ruolo che non meno ne quattro. Facendo tutti i calcoli, con il costo che ci ha dato l'ufficio tecnico, i servizi che si dovevano aggiungere, più una parte del costo del personale che mettevano là, andavamo a raddoppiare il 100%. Siamo voluti rimanere al tasso, dove con la tassa sì, abbiamo aumentato il 100%, che non è il 100% per i cittadini, il 100% è che li recupera la nostra amministrazione, il comune, ma i cittadini verranno tassati del 15%, perché ora la riscossione la facciamo noi, e poi nel 2011 lo potevamo pure pensare, non lo so, voi vecchia amministrazione tu c'eri pure, non so chi c'era, lo potevamo fare pure, fare risparmiare il 15% ai cittadini, io con ragioniere, abbiamo deciso di discutere noi come comuni con i nostri dipendenti e facciamo risparmiare il 15% del costo totale. Allora i cittadini io accetto tutto quello che dice ai nostri cittadini, sì, il 15%, ma in un servizio che garantiamo oggi, come lo garantiamo, raccolta pulita, non raccolta nei cassonetti, casa per casa, porta a porta. A oggi, dopo 2 anni, un anno e 8 mesi di amministrazione, non c'è stato mai una volta un 15%, un aumento ISTAT è il minimo indispensabile in un anno di raccolta, come abbiamo fatto tutto. Oggi voi venire qua a sventolare il 100%, non è il 15%, per questa amministrazione, e vedi che lo potevano fare pure voi, fare recuperare un 15% all'amministrazione. Allora oggi non è facile. Allora noi da TARES che aumentavamo il 100%, siamo rimasti al tasso. Il 15% per noi è un minimo, che l'aumento, che possa essere l'aumento di tutto il costo, che possa essere di tutti i servizi, e poi i servizi li dobbiamo garantire tutti. Il 15%, l'importante è che la gente... Parla, così sei contento, ti alzi e te ne vai. La tua dimostrazione è alzarti, in questo momento è andata. Conti. Ho compreso perfettamente l'osservazione e la replica dell'assessore. Dovremmo fare come prima, mi dovrei alzare, perché mi importa la vostra, il vostro metodo è abbandonare l'aula. Dopo che il ragioniere va divorziato, che avete morto, mi state alzando per questa banda. È facilissimo. Ma non venite meglio, per rispetto, io ho ascoltato la sua replica, ma mi sarebbe sembrato ineducato alzarmi ed andarmene e non ascoltare la sua replica. Presidente, io voglio fare un'ultima osservazione. Il discorso, cioè quello che voglio dire è questo, secondo me innanzitutto questa
è un'ulteriore tappa di un percorso intrapreso dall'amministrazione e di aumento di tutti i tributi, di tutte le tasse che ci possono essere all'interno di un ente locale. Dopo la gestione regionale, dopo l'IMU, dopo tutto quello che è venuto in precedenza, adesso si aumenta anche la TARES, o TARSU, chiamatela come volete. Un'altra osservazione che voglio fare è questo. Questa amministrazione sì, dava come obiettivo quello di aumentare la raccolta differenziata. Se questo obiettivo fosse stato raggiunto, possibilmente con un maggiore impegno da parte dell'amministrazione, forse questo aumento si sarebbe potuto evitare. Considerate il fatto che nell'organico degli operatori che abbiamo all'interno del nostro ente ci sono 15 unità in meno. Da giugno. Questa osservazione sono un fatto. Abbondantemente nulla da fermare. Ora vi chiedo cortesemente di fermarci. Grazie. Chiariti tutti gli aspetti tecnici e politici. Passiamo al punto numero 3, che riguarda l'approvazione del bilancio di previsione esercizio 2013, relazione previsionale e programmatica 2013 e finito il bilancio pluriennale 2013-2015. La parola all'assessore per quanto riguarda il bilancio. Grazie. La proposta di approvazione del bilancio del... Scusate, ma ero un po' agitato con il consigliere che dice soltanto oggi. La proposta di approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2013 viene posta all'attenzione del Consiglio Comunale dopo un percorso di definizione lungo dettato dalla legge. Infatti il termine ultimo per l'approvazione del bilancio era stato prorogato al 30 novembre 2013 dal decreto legge numero 102 del 31 agosto 2013. Il perdurare della crisi pone numerosi interrogativi e richiede scelte volte a diminuire l'impatto delle recenti novità legislative sulla tassazione a carico dei cittadini da parte degli enti locali. Il ritardo dell'approvazione del bilancio è dovuto all'adozione di misure volte a tutelare la cittadinanza, a garantire che i servizi alla collettività vengano svolti con efficacia ed efficienza. Considerato che il taglio alla gestione dello Stato e Comune ha inciso pesantemente sul sistema locale, nello specifico nel corso del 2016 l'amministrazione comunale ha richiesto e ottenuto alla Cassa Depositi e Prestiti una somma di 2.166 per il pagamento del deficit degli esercizi finanziari dal 2010 al 2012, anticipazione che verrà istituita data annuale coste a pari al 31 maggio del 2014 fino al 31 maggio 2014. Questo voglio specificare che noi, amministrazione Martorano, stiamo pagando il debito di circa 3 milioni di euro che hanno lasciato la vecchia amministrazione dal 2010 al 2012. Allora, l'amministrazione si è attivata per ottenere un contributo regionale da destinare all'istituzione di cantieri di servizio a beneficio delle collettività di circa 150 mila euro. Relativamente ai beni confiscati alla mafia è stato chiesto ed ottenuto un finanziamento di 670 mila euro per la ristrutturazione dell'alloggio sito in via L'Europa da destinare ad un centro diurno per i migrati, attendendo al piano operativo sicurezza per lo sviluppo obiettivo per la convergenza 2007-2013 del Ministero degli Interni. Per lo sport, scusate, si può chiudere la porta? No, non è possibile. Allora, per lo sport e spettacolo turismo sono stati stanziati 865.700 fondi dalla Regione Siciliana per la ristrutturazione dell'impianto sportivo di calcetto in Conciata Martinetto. Per tali voci sono stati accessi nel nuovo bilancio di previsione i nuovi capitoli. L'amministrazione si è attivata per il ritorno per la conferma alla TARSU e a decorrere dell'esercizio finanziario del 2016. Infatti la TARS avrebbe comportato un incremento del 100% della tassazione in capo ai cittadini dovuta al componente servizio indivisibile in aggiunta alla componente rifiuti. Nonostante la carenza di risorse finanziarie sono stati garantiti tutti i servizi comunali,
con lo svolgimento dei servizi sociali, della raccolta e del smaltimento di rifiuti urbani, polizia municipale, pubblica istruzione, urbanistica, non venendo meno agli impegni di pagamento degli stipendi di tutti i dipendenti del comune, confessi i peccati, dei quali alla data odierna la regione siciliana ha corrisposto solo, e vi dico, solo 100.000 euro a fronte dei 1.100 che abbiamo uscito dalla cassa comunale, con notevole impegno da parte dell'attuale amministrazione. Inoltre, in modo cruciale lì, l'amministrazione si è impegnata per il mantenimento dell'aliquota già deliberata lo scorso anno, dove poco fa il consigliere Fontana diceva che l'abbiamo aumentato, non so in quale cosa lo può dimostrare, vendelo per dimostrare, concedendo l'agevolazione del comodato l'uso ai parenti in linea retta di primo grado, così come da facoltà concessa dalla legge, in quale possono usufruire l'esercizio del pagamento dell'IMU all'abitazione principale per la data di dicembre 2003. Quello che poco fa accennava il sindaco, e voglio ribadire, che l'abitazione del comodato l'uso, che è il vecchio comodato l'uso qua, padre e figlio o viceversa di primo grado, la seconda data che veniva pagata a dicembre con questa nuova legge non viene pagata. Ripeto, per il comune è sempre un danno perché ci sono costi, abbiamo fatto circa 60.000 euro che venivano a mancare dalle casse comunali e dobbiamo mettere dal nostro bilancio. Noi amministratori avvertiamo le difficoltà delle famiglie, vediamo gli effetti delle crisi e delle recessioni economiche sul tessuto sociale. Il nostro impegno è mirato ad una gestione consapevole e occulta delle risorse di cui disponiamo, cercando di sostenere la cittadinanza in questi difficili periodi storici. Questa è la mia domanda. Lo mettiamo agli atti, assessore, grazie. Sì. Allora, sì, prego, sì. Volevo soltanto sintetizzare questa relazione. Noi abbiamo cercato, dove è stato possibile, di seguire sempre le indicazioni del Consiglio Comunale, perché è vero che a noi spetta tutta l'attività gestionale, però la programmazione, la pianificazione di anno in anno viene dettata dal Consiglio Comunale. E abbiamo cercato così di mantenere nel corso di quest'anno il vostro, diciamo, indirizzo politico, mettendo al centro sempre della nostra agenda le politiche a favore della famiglia, le politiche sociali per le scuole, per i bambini. Come vedete non ci sono state spese superflue, non abbiamo dato incarichi a consulenti come nel passato quelle persone che hanno abbandonato l'aula facevano, non abbiamo speso nulla che non servisse a valorizzare il nostro territorio, le nostre scuole e tutte quelle attività che hanno un ritorno e non tanto economico, perché noi non abbiamo, vedete, il comune non è un'azienda che ha come obiettivo il profitto, noi pareggiamo il bilancio, il nostro obiettivo è quello di dare dei servizi a costo zero o con un minimo contributo alla collettività. E questo è un vanto del Consiglio Comunale, di questa classe politica che voi avete votato e che vi sta ripagando con una amministrazione, parlo del Consiglio Comunale ma includo anche l'amministrazione e questo sindaco, con delle politiche veramente vicine al cittadino. Avete avuto poc'anzi un esempio di osservazioni che sono state palesemente smentite non tanto dalla politica, nessuno di noi ha fatto un intervento per smentire quel documento, ma un tecnico, un professionista qualificato, il nostro ragioniere, ha carte alla mano, senza dare nessun taglio politico, smentito punto per punto le falsità e le furberie dei consiglieri che poc'anzi hanno fatto un intervento e poi sono andati miseramente via, perché non votare il documento principe della programmazione economica di un comune, e si poteva anche rimanere in aula e non votare, astenersi, è un atto vile che non merita considerazione e rispetto da parte della politica di Figherassi, perché si può rimanere in aula, dissentire legittimamente sulle scelte che un'amministrazione fa, ma non si abbandona mai. Pensate, un esercito che abbandona il campo di battaglia e scappa via, forse è meglio rimanere sul campo, combattere magari con una morte dignitosa, ma scappare al nemico è veramente un atto vile.
non voglio aggiungere altro. Vi ringrazio e ringrazio la mia maggioranza per la responsabilità e la qualità che ogni giorno dimostra di avere per il comune di Figarazzi. E veramente sono grato ad ogni consigliere comunale, anche il vicepresidente ha raggiunto questo consiglio comunale, che viene da Messina dopo una giornata di lavoro, non ritorna a casa, ma viene qui a votare il documento principe della programmazione del nostro anno. E questo è un grande merito, Giuseppe, che è giusto, diciamo, evidenziare. A questo punto cedo, diciamo, la parola se ci sono interventi o se volete chiedere. Ci sono, prego, consigliere Contrò. Giustamente a livello tecnico ringrazio il ragioniere, perché giustamente a giro siamo stati tutti in maggioranza, quindi sappiamo che nella predisposizione di un bilancio i ritardi nei trasferimenti, le incertezze sulle cifre, e anche la TARES ultimamente, non sapendo le tariffe, come quello, diciamo, che spero che avvenga, diciamo, nel 2014 tra me personalmente e il sindaco e l'amministrazione, è quello che ci sia un po' più di dialogo, perché questo io l'ho lamentato anche al sindaco molti mesi addietro, che diciamo, il sindaco si era fatto portavoce che ci sarebbe stato più dialogo. Parlo sempre io personalmente tra me e l'amministrazione, quindi, perché nel 2013 abbiamo avuto poco dialogo noi. Spero che nel 2014 ci sia più dialogo tra il consiglio intero e l'amministrazione. Io solo questo dico, poi per il resto ho concluso il mio intervento. Altri interventi da parte dei consiglieri? Prego, caro gruppo. Io parlo di intervento dal consigliere Contrò. L'apprezzo, perché effettivamente può dire lui una cosa personale. Ma io ho detto personale. Poi hai citato tutti i consiglieri, quindi poc'anzi, dato che non c'è dialogo, come la gente capisce che la giustizia. Ci autotassiamo perché paghiamo anche le tasse noi.
e nessun padre di famiglia credo che voglia aumentare le tasse. Ma lui dimentica, quando parla di atti illegittimi, che lui ha fatto 5 anni l'assessore, e in 5 anni, 3 anni consecutivamente, hanno aumentato la spazzatura, aumentandola il 100% in 3 anni, 40, 30 e 30, se non sbaglio. All'epoca noi eravamo consigliere comunale di opposizione, diciamo su questo campo abbiamo fatto battaglie, come oggi effettivamente si è mostrato. Abbiamo evidenziato diverse volte che l'aumento spetta al consiglio comunale, una serie di cose, però effettivamente il ragioniere ha avuto in questo campo sempre la meglio. Eravamo opposizione, è giusto per la nostra parte, tirare verso i cittadini. Poi credo che abbia toccato il discorso IMU. IMU noi non abbiamo aumentato rispetto all'anno scorso, anzi abbiamo modificato agevolando i cittadini col comando d'uso. E qua nel paese di Mitrofi credo che nessun comune l'abbia fatto, però noi come tassiamo i cittadini cerchiamo di agevolare in altro senso. Quindi il mio discorso è concluso. I cittadini, anzi un'altra cosa, come ha detto l'assessore al bilancio, è pur vero che è aumentato al 30% la tassa, ma il servizio fino all'anno scorso aveva la Monte Paschi Senti, laddove chi ha usato diverse volte questo problema in consiglio comunale si fregava, in poche parole, usando il termine, il 15% di aggio. Di discussione. Quindi oggi il 15% che prendeva la Monte Paschi Sette lo prendiamo noi come servizio. Sostanzialmente nelle tasche dei cittadini ci sarà un aumento solo del 15%. Il 15% rispetto a quanto pagavamo nel 2012. Era soltanto un modo per chiarire ai cittadini, probabilmente già dall'intervento che ascolteranno dal consigliere del capogruppo Martorana si spaventeranno, ma soltanto il ritocco rispetto alla tariffa del 2012 è il 15%. Se non ci sono altri interventi da parte di consiglieri comunali, metto voti l'approvazione del bilancio, quindi chi approva il fatto? Astenuto. Allora sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 voti favorevoli e un astenuto. Il consigliere controllo. Allora, i favoriti. Mettiamo ai voti l'immediata esecutività del bilancio. Scusate un attimo, stiamo votando, signori, per piacere, l'immediata esecutività, grazie. Come prima, quindi 9 voti favorevoli e 1 astenuto. Esauriti i punti all'ordine del giorno, c'è un intervento del sindaco. Sì, domani sera c'è un'iniziativa importante che non è altro che la messa a Sant'Atanasio per dare i mandoli. Siete tutti chiaramente invitati a partecipare, visto che da tanti anni siamo vicini alla famiglia di mandoli. Giorno 23 lunedì abbiamo il concerto di Natale in chiesa San Girolamo, è un ulteriore appuntamento, ormai è più di 20 anni che facciamo questo concerto, quindi insomma siete tutti invitati. Poi avremo giorno 26 un'altra manifestazione sempre a San Girolamo, assessore Ramacca, se magari mi raggiungi ti ricordi le manifestazioni. Quindi a San Girolamo giorno 26
si tratta di una commedia in lingua siciliana a costo zero per il comune di Figarazzi. L'assessore Gianlombardo è riuscito, diciamo, a coinvolgere questa associazione e a regalare alla nostra cittadinanza uno spettacolo perfettamente gratuito, molto bello. Poi abbiamo il giorno 29 un altro concerto di Capodanno che si farà a Santa Tanasio. E tanti altri avvenimenti nella palestra comunale, poi vi dirà diciamo, l'assessore della Marca, che come date ha una memoria migliore della mia. Grazie Paolo. Allora incominciamo da domenica 22. Domenica 22 abbiamo veramente di mattina, tra l'altro, è scritto un gazebo da parte di un'associazione locale che distribuirà doni ai bambini. Di pomeriggio al palazzetto dello sport sarà effettuato un saggio di danza a cura dell'associazione Dimensione Danza. E quindi questo per quanto riguarda il giorno 22. Il 23 a San Girolamo alle ore 21, concerto di Natale come tradizione. Come per ricordare il sindaco, il 29 abbiamo il concerto di Capodanno alla chiesa di Sant'Atanasio. Sarà preceduto questo concerto da un'altra manifestazione che si svolgerà il giorno del pomeriggio, una manifestazione, un saggio di danza al palazzetto dello sport. E poi l'evento, diciamo, per quanto ci riguarda, giorno 30 sarà celebrata nel palazzetto dello sport la prima festa dell'associazionismo locale. Cioè, che significa che tutte le associazioni sportive, culturali, ludiche ci danno appuntamento al palazzetto dello sport per festeggiare la loro attività del 2013. Grazie. Ci faremo invece gli auguri di Natale giorno 24 a mezzogiorno nell'aula polifunzionale. Chiaramente è un saluto che facciamo all'amministrazione, quindi insomma la nostra parte politica dovrà essere vicino, diciamo, ai nostri ragazzi per fare gli auguri a loro e a loro. Grazie, arrivederci, buonasera. Dichiaro sciolta la seduta.